Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al caffè con wafer. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 5 ore in congelatore. Gli ingredienti sono zucchero a velo, panna fresca per dolci, latte condensato, caffè espresso amaro, wafer al caffè, gelatina in fogli che abbiamo ammollato in acqua fredda e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo la panna in congelatore che dovrà essere ben fredda. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il caffè ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 1. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 5. Trasferiamolo in una ciotola e lasciamolo raffreddare. Laviamo e asciughiamo bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, posizioniamo la farfalla. Abbiamo ripreso la panna dal congelatore. La mettiamo nel bimby. Aggiungiamo lo zucchero a velo. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. E azioniamo il bimby a velocità 3,5, senza tempo. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Dopo aver trasferito la panna in una ciotola, aggiungiamo adesso il latte condensato. Ed amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo adesso il caffè che si è raffreddato. Amalgamiamo delicatamente. Componiamo adesso il semifreddo. Prendiamo uno stampo in silicone, mettiamo uno strato di composto. Livelliamo bene. Mettiamo i wafer al caffè. Facciamo un altro strato di composto, livelliamo bene, facciamo un altro strato di biscotti, livelliamo e completiamo con lo strato di composto. Riponiamolo in congelatore per almeno 5 ore. Semifreddo al caffè con wafer. Grazie e alla prossima ricetta!